Si parla di lavoro oggi, in che modo questo tema tocca la vostra categoria? Il lavoro tocca tutte le categorie. La nostra, come tutte le altre, è una categoria che ha necessità di mediare i linguaggi, in particolare nel mondo del lavoro. Perché oggi il governo, la politica ancora non riesce a fare quello scatto in avanti, pensando che il lavoro è cambiato, la società contemporanea è cambiata. E quindi pensare di parlare di lavoro ancora con strumenti vecchi, quali sono la lotta sindacale tra pubblico e privato, in un mondo che ormai è un mondo del lavoro precario, un mondo del lavoro delle partite IVA, è sbagliato e va fatto il passo in avanti. Il ruolo del progetto invece quale deve essere? Allora, il ruolo del progetto per noi deve essere centrale, cioè riportare il progetto al centro. È vero che questo lo stiamo dicendo da molti anni, però è anche vero che qualunque atto normativo non va in questa direzione. Faccio un solo esempio: la Regione Sardegna la Giunta della Regione Sardegna ha appena approvato un disegno di legge dove scrive nero su bianco che è meglio riportare l'attività di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, delle infrastrutture nel paesaggio all'interno della pubblica amministrazione, eliminando in questo modo le cosiddette intermediazioni esterne. Ora, se un governo, se chi è deputato a applicare con una legge di bilancio la strategia politica per il futuro di una regione scrive nero su bianco questo, significa che non ha capito intanto che cos'è il progetto, che è mediazione di linguaggio, competenze, atto scientifico e normativo di grandissima responsabilità, e secondo che la pubblica amministrazione ha necessità di essere velocizzata, di essere efficiente, di fare il management dell'opera e del processo pubblico. Questo deve essere capito a livello regionale, a livello comunale, a livello nazionale, dalla società, in primis da chi è deputato a scrivere le leggi.